È conosciuto come una creatura di puro terrore, un mostro che incute paura a tutti coloro che lo guardano. Il suo nome è Bigfoot. Si dice che questa bestia imponente avesse una pelliccia ispida che ricopriva la sua struttura massiccia. I suoi occhi erano ardenti, sfere di fuoco di colore arancione e rosso, e i suoi denti affilati e frastagliati come coltelli. Le sue mani massicce avevano artigli lunghi e affilati che sembravano brillare di una strana energia. La sua caratteristica più famosa? I suoi piedi, massicci e pesanti, con dita spesse e robuste che sembrano in grado di schiacciare qualsiasi cosa si trovi sul loro cammino. Ogni volta che si muoveva, il terreno tremava sotto il suo peso e i suoi ringhi sembravano un vulcano in procinto di eruttare. Certo, tutti abbiamo sentito le storie e visto i film, ma il Bigfoot è esistito davvero? È ancora là fuori in attesa che la gente si accorga di lui? Vediamo alcune delle informazioni che sappiamo con certezza. Il Bigfoot divenne noto nel 1958 quando un uomo della California di nome Ray Wallace affermò di aver trovato grandi impronte vicino alla sua area di lavoro. Per anni i suoi figli hanno creduto che si trattasse di uno scherzo. La gente ha riferito di aver trovato molte altre impronte di piedi e di mani simili, ma alcune erano state lasciate da orsi, altre erano false e molte altre non sono ancora state classificate. Ma la leggenda del Bigfoot è precedente a questo evento. Nel 1955 un uomo di nome William Rowe affermò di aver visto una creatura dall'aspetto in parte umano e in parte animale durante un'escursione sul Monte Mica nella Columbia Britannica. In seguito firmò un documento in cui affermava che la creatura era alta circa 2 metri, aveva capelli castani con la punta argentata, braccia spesse, piedi larghi e seni. C'è poi la storia di Albert Hotsman, che nel 1924 affermò che mentre era in campeggio da solo vicino a Toba Inlet, nella Columbia Britannica, fu rapito da un Bigfoot e tenuto prigioniero dalla famiglia del Bigfoot per una settimana. L'uomo riuscì a fuggire quando il padre del Bigfoot si ammalò dopo aver mangiato alcuni oggetti di Hotsman. Non esistono altri cimeli del Bigfoot che non siano il video del 1967, film di Patterson Gilmin. Alcuni pensano che mostri il Bigfoot, ma la maggior parte degli scienziati ritiene che si tratti solo di una persona in costume. Il filmato viene ancora spesso utilizzato da chi crede nel Bigfoot come prova della sua esistenza. Ci sono persino scienziati che pensano che il filmato potrebbe non essere un falso. Nel corso del tempo, l'esistenza del Bigfoot è diventata più credibile grazie alle nuove scoperte scientifiche su come camminavano i nostri antenati. Questa opinione si basa sulla scoperta di Lucy, un antenato umano di 3,2 milioni di anni fa che camminava su 2 gambe, il che dimostra che i nostri primi antenati erano simili alle scimmie e potevano camminare come gli esseri umani, proprio come Bigfoot. C'è anche un video su YouTube di Bigfoot nel Provo Canyon, nello Utah, che è molto popolare. Il video mostra un grosso animale nero tra gli alberi, forse intento a mangiare o a cercare cibo. Quando la telecamera zooma per vedere meglio, la creatura si alza su 2 gambe come una persona. Ovviamente le persone che stavano filmando si sono spaventate moltissimo e sono scappate subito. Il video è stato pubblicato nel 2012 ed è stato visto più di 7,6 milioni di volte. Le persone che hanno girato il video non erano alla ricerca del Bigfoot, ma stavano semplicemente campeggiando e volevano vedere dei cervi. Inizialmente pensarono di aver visto un orso, finché l'enorme creatura non si alzò in piedi e li guardò dritti in faccia. Sono corsi alla loro auto e hanno lasciato la tenda e le loro cose, che probabilmente sono ancora lì. Le scimmie skunk sarebbero una specie di creature simili a Bigfoot, che si pensa vivano nelle paludi del sud degli Stati Uniti. Nel 2013 è stato pubblicato su YouTube un video che mostrava una potenziale scimmia skunk in una palude del Mississippi. La creatura nel video sembra essere molto forte e ha spalle corte e larghe, una testa piccola e gambe lunghe. Alcuni credono che il video sia reale, ma altri pensano che si tratti di una bufala perché la telecamera spesso si sposta rapidamente o la persona che filma scappa proprio quando la creatura sta per essere vista chiaramente. Questo rende difficile per gli scettici credere nell'esistenza del Bigfoot, che chiedono insistentemente altre prove, per esempio pezzi di ossa. Questo è probabilmente il motivo per cui 2 uomini hanno affermato di aver trovato un Bigfoot congelato durante un'escursione in Georgia. Ma quello che avevano trovato non era altro che una tuta da gorilla. Tuttavia non si sono tirati indietro. Uno degli uomini ha anche affermato di aver ferito e catturato un altro Bigfoot in Texas nel 2012 e ha persino fatto pagare le persone per vederlo. In seguito però ha ammesso che anche quello era un falso. In realtà non abbiamo alcuna prova fisica che questa creatura esista o sia mai esistita.
Ogni volta che le persone affermano di avere le prove dell'esistenza del Bigfoot, gli scienziati di solito scoprono che le prove provengono da animali noti o da esseri umani. Nel 2014, ad esempio, un gruppo di ricercatori ha esaminato 36 peli che si riteneva appartenessero a Bigfoot. Quasi tutti i peli sono risultati provenire da animali, come mucche, procioni e cervi, oltre che da esseri umani. Tuttavia, hanno trovato qualcosa di sorprendente. Due dei peli erano simili a quelli di un tipo di orso polare estinto. Gli scienziati hanno concluso che questi peli potrebbero provenire da un nuovo tipo di orso o da un mix di specie diverse, ma ribadiscono il fatto che si trattasse di pelo di orso, non di un primate come Bigfoot. Un'altra possibile teoria che potrebbe spiegare questi avvenimenti di Bigfoot è che le creature notate siano in realtà scimpanzé, gorilla o oranghi. Questa idea viene spesso citata in relazione alle scimmie skunk perché alcuni ritengono che il clima caldo e umido del sud-est degli Stati Uniti potrebbe permettere a questa specie di prosperare lì. Certo, Bigfoot potrebbe essere del tutto inventato, ma potrebbe non esserlo di proposito. Anche il nostro cervello ha molto a che fare con tutto ciò. Il tutto a causa di una piccola cosa chiamata pareidolia. Si tratta della tendenza a vedere gli schemi o oggetti familiari in cose casuali o ambigue, come ad esempio vedere volti nelle nuvole o animali in oggetti inanimati. Si tratta di un fenomeno psicologico che può portare le persone a percepire cose che in realtà non esistono. Potremmo essere ingannati dal nostro cervello nel pensare di aver visto il Bigfoot, perché tendiamo a individuare forme simili a quelle umane nel nostro ambiente. Questo accade spesso con foto o video sfocati del presunto Bigfoot. Altre persone credono che il Bigfoot sia un tipo di scimmia che viveva nel sud-est asiatico e che ora è estinta. Pensano che il Bigfoot possa essere arrivato in America attraverso un ponte di terra che collegava la Siberia e l'Alaska durante l'ultima era glaciale. Tuttavia non ci sono prove di questa scimmia in America. E non sappiamo molto su come si muovesse perché gli scienziati hanno a disposizione solo i fossili della mascella e dei denti. Alcuni specialisti ritengono che questa scimmia potesse camminare su due zampe, ma altri dicono che camminava a quattro zampe perché è troppo grande. Alcuni scienziati ritengono che il Bigfoot possa essere una specie estinta chiamata Paranthropus, che aveva un cranio simile a quello di un gorilla e che camminava su due gambe. Tuttavia, i fossili di Paranthropus sono stati trovati solo in Africa, quindi non c'è una spiegazione ragionevole per gli avvistamenti di Bigfoot in America. Altri ritengono che il Bigfoot possa essere imparentato con il Gigantopithecus, un tipo di scimmia vissuto milioni di anni fa. Alcuni hanno persino suggerito che il Bigfoot potrebbe essere l'anello mancante tra le scimmie e gli esseri umani, ma questa idea non è supportata da prove scientifiche. Ci sono teorie che sostengono che il Bigfoot fosse in realtà un Neanderthal. Sappiamo con certezza che l'uomo di Neanderthal si è estinto circa 40.000 anni fa, perché non esistono individui viventi di questa specie. Da allora non sono stati confermati avvistamenti o scoperte di Neanderthal. Inoltre, nelle Americhe non sono mai stati trovati i resti di queste specie.